Ciao a tutti. In questi giorni facevo una riflessione alla quale ho dato questo titolo, Il coraggio di dire la verità. Se tu vai da un medico per uno stato di salute, tu pretendi che il medico ti dica la verità sul tuo reale stato di salute. Il medico può addolcire la pillola, ma non può essere disonesto con te e non dirti quello che hai. Se dalle analisi si riscontra la presenza di un tumore, il medico, se è un buon medico e se vuole il bene del paziente, non potrà non dire la verità. Se tu vai da un avvocato e presenti la tua situazione e chiedi all'avvocato, secondo ciò che le ho detto, posso avere giustizia, sì o no? Il bravo avvocato che ha studiato, che conosce la legge, ci saprà dire se quella situazione potrà godere della giustizia e quindi si può risolvere in quel senso. Se tu vai da un prete e gli dici la tua situazione spirituale, il prete, se è un bravo prete, e io direi un santo prete, devi dirti la verità spiritualmente. Te la deve dire con carità, con amore, ma ti deve dire la verità. Se vuoi camminare secondo Dio, se vuoi camminare secondo gli insegnamenti del Vangelo, percorri questa strada. Quindi ti può dire, fratello, sorella, stai camminando bene, fratello o sorella, stai camminando male, fratello o sorella, stai camminando così così, cerca di raddrizzare la via. Ora io mi chiedo, il medico lo ascolto perché ha studiato la medicina, l'avvocato lo ascolto perché ha studiato la giurisprudenza. Il prete non lo ascolto perché quando mi dice che c'è qualcosa che non va spiritualmente, dico che sono cose inventate dai preti per rendere infelici gli uomini. Ora, perché nelle altre cose gli altri hanno ragione e io mi fido? E se un sacerdote cerca di guidarmi spiritualmente e dirmi questo lo vuole Dio e questo Dio non lo vuole, questo è bene, questo è male, questo si può fare, questo non si può fare, e allora lì se mi conviene accetto, se non mi conviene dico, ma sono parole e pensieri da preti, sono retrogradi e del 1400, bisogna modernizzarsi e bisogna camminare con i tempi. Perché? Punto di domanda. Forse il Vangelo non vale più? Forse i comandamenti di Dio non servono più. E allora è vero che bisogna essere al passo con i tempi e quindi usare nuovi mezzi, nuove forme, scendere tra la gente, camminare in mezzo al mondo. Ma la verità è sempre verità. Tu la puoi dire attraverso un social o da un ambone di ad altare. La puoi dire passeggiando con i giovani o stando seduto con le vecchiette. La puoi dire anche mentre guardi una partita in uno stadio oppure mentre fai un'adorazione eucaristica. Ma la verità non cambia. È sempre quella. È quella. Cambiano i mezzi, le forme, ma non possiamo rinnegare la verità. A noi l'umiltà di camminare con la verità e il coraggio di dirla sempre.